me va la novena, all'Immacolata, con l'Immacolata e all'Immacolata. State facendo gli esercizi tutti i giorni? Stiamo pubblicando sia su Telegram, sia su Facebook, così penso che uno o l'altro ce l'avete, non potete trovare scuse. La Madonna viene a acchiapparvi. La Madonna sta cercando figli di Dio perché possano risplendere per farli testimoni. Ringrazio Dio, grazie per le vostre preghiere. Per domenica ci avete accompagnati, siamo andati, abbiamo fatto oltre 300 chilometri fino in provincia di Treviso e in una comunità non erano proprio abituati a tutto questo entusiasmo. Infatti è arrivato il sacerdote alla fine e ha detto: ma che bello questo entusiasmo. Ringrazio Dio perché abbiamo avuto dei segni anche istantanei, una guarigione di un ginocchio, una segnale che proprio non voleva venire quel giorno, il marito quasi l'ha obbligato, di solito è il contrario. Quel giorno lei non voleva venire, è venuta col marito, non riusciva più a inginocchiarsi e durante la preghiera ha sentito che il Signore diceva inginocchiati, si è inginocchiata, gli era passato tutto. Come anche altre persone, una signora anche tenera. È arrivata questa signora, avrà avuto sui 65 anni, mi fa: mi scusi, perché era la prima volta che andavo lì, mi scusi, ma durante la preghiera ho iniziato a sentire qualcosa che veniva fuori. Di solito fa freddo nelle chiese, ma io avevo caldo, ho iniziato a togliermi anche la sciarpa e ho sentito tante cose, ma domani posso continuare a vivere come ieri? Ho detto sì sì, tranquilla che sono stata un'effusione di Spirito Santo e vedrà anziché si sentirà molto meglio. Un'altra signora arriva e dice che ha sentito delle cose e gli ho detto: bene, ringraziamo Dio. No, ma perché non sento più quei pensi che stavo portando? E ringraziamo Dio allora. Che bello. E poi ci ha mandato un messaggio oggi, me l'hanno mandato a Piera dicendo che c'erano dei sacerdoti di Cognita in mezzo all'assemblea. C'era un sacerdote, quei diaconi, io li conoscevo lì perché erano vestiti dall'abito, non far monaco, però almeno li riconosci. E ce n'erano altri in mezzo che hanno poi mandato il messaggio oggi alla responsabile giudice: ah, che bello che è stato, ho detto bene. C'è qualche sacerdote qua in mezzo? Ma guardate, ma guardate, grazie delle vostre preghiere. E mi piace portare Gesù, questo mestiere mi piace tanto, anche perché tutte le volte che parlo di Dio agli altri lo parlo a me stesso, anche se non si dice, no? L'avevo già detto Benedetto XVI: se vuoi imparare, insegna agli altri, cioè inizia a trasmettere agli altri, prova a parlare di Gesù agli altri e capirai delle cose tu. Quante volte il Signore, quando ero in depressione, mi mandava qualcuno per cercare di aiutarlo parlandogli di Gesù che guariva, di Gesù, magari stavo malissimo, però mentre gli parlavo di quel Gesù che guariva lo sentivo passare attraverso di me, e così pian piano poi ne sono uscito da quel momento oscuro, sembrava fatto apposta, li beccavo tutti io, erano tutti più malmessi di me e quindi cercavo di aiutarli perché capivo come stavano, perché lo stavo anch'io, e mentre cercavo di aiutarli stavo aiutando me stesso. Imparate a farlo, impariamo a farlo, ad aprirci agli altri, a donare Gesù agli altri, e scorrerà sempre di più il fiume in noi. Siete pronti? Siete pronti per un nuovo, per abbattere una nuova fortezza che c'è fra noi e la terra promessa? Dio vuole portarci nella terra promessa? Mi tocca tutte le volte quando rileggo quel passo in cui Dio parla ad Abramo e gli dice: sono sceso per liberare questo popolo e per portarlo in un luogo spazioso, in un luogo dove stia bene, dove ci sia la mia piena presenza. Dalla schiavitù a diventare servi di Dio in un luogo dove stanno bene. Quindi questo è il progetto di Dio. Questo è il progetto di Dio per me e per te. E per te che sei a casa, per te che ascolti questo. Ma dal percorso, dal tragitto che parte dall'Egitto in terra promessa, si trovano che cosa? Delle fortezze in mezzo. E sono da abbattere. Ci sono delle fortezze, degli schemi mentali, delle conformazioni, delle cose dentro di noi, delle ferite che sono
ormai si sono radicate, noi continuiamo a pregare, ma non le abbattiamo, non abbattiamo queste fortezze, e quindi non riusciamo ad andare a godere della grazia di Dio. Stasera ne vedremo un'altra, abbiamo già visto quelle che sono poi gli abbandoni, i rifiuti, le umiliazioni, ve le ricordate? Di Davide, di Agar e così via. Mi state abbattendo un po' di... Ci proviamo. Oh, io entro nella terra promessa, chi c'è? Qualcuno vuole entrare? Ok. Io cercherò di darvi tutto quello che ho imparato, ma il resto dovete farlo un pochettino. Cioè, quando il Signore ti ripresenta una situazione, vedi che risalta fuori quello, è il momento di dire, ok, questa è una fortezza, vieni Gesù in questa situazione, mi fido di te, confido in te, so che tu non mi abbandoni, so che non mi rifiuti, sto vivendo un'umiliazione, grazie Signore, perché subito dopo così verrò innalzato, grazie Signore. O forse se vivi un'umiliazione è perché Dio abbassa gli orgogliosi, forse sta lavorando su una parte di orgoglio, digli grazie. Se impariamo a riconoscere questa cosa nella vita di tutti i giorni, perché certo è nell'Eucaristia, ma poi l'Eucaristia si trasforma in vita di tutti i giorni, quindi se tu hai queste chiavi puoi vivere ogni situazione. Poi a casa? Ok. Questa sera vediamo una l'ingiustizia. È una delle cinque ferite, e anzi come titolo ho messo sacrificati per gli affari altrui. Nella nostra vita quando ci hanno sacrificati per gli affari loro, hanno creato una ferita di noi, di ingiustizia, e da quel momento quell'ingiustizia è diventata appunto una fortezza in noi che non ci lascia entrare nella terra promessa. E allora questa sera dobbiamo abbatterla. Andiamo in Genesi al capitolo 22. Andiamo a vedere Abramo e Isacco. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, gli aveva appena dato un figlio, anzi erano già due, e quindi Abramo rispose: eccomi Dio. Riprese Dio: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ha Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Passiamo al versetto 9, c'è tutta la preparazione, parte, dice: così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Un monte, sapete, salire sul monte significa salire alla presenza di Dio. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male, non fargli niente. Cosa sta facendo in quel momento Abramo? Sta sacrificando. Sta sacrificando il suo figlio. Sacrificare significa due cose. Ovviamente è sacro, sacro facile, fare sacra quella cosa, che quindi è positiva, grazie, che quindi è positiva, oppure sacrificare significa anche privarsi, rinunciare, abbandonare, spogliarsi, fare fuori. Noi iniziamo a vedere il lato negativo adesso, per sacrificare per poi volgerlo in positivo dove ci sarà la guarigione. Sacrificare, rendere sacro oppure perdere qualcosa, spogliarsi. Quanti genitori a volte, o quante persone hanno sacrificato magari i figli per arrivare a una loro cosa, per arrivare a un lavoro, per arrivare a... hanno sacrificato la vita di Dio, non ho tempo, non posso, no, significa in quel momento quando gli dice quello stai sacrificando per una cosa tua,
Per una cosa o l'altra. La società in questo momento sta portando anche le madri a sacrificare i figli per dover lavorare, lasciandoli magari subito all'asilo nido, che hanno pochi mesi di vita. Mi raccontava mia moglie Sara, dove lavorava prima, che la sua titolare dopo una settimana era già al lavoro, lasciava già i figli in mano a qualcuno dopo una settimana, col biberon, non aveva neanche voluto allattare perché era la sua responsabile, la responsabile di quello, quindi stava sacrificando il figlio per il lavoro. Pensate che il figlio stava bene in quel momento? Stava sacrificando. Non rendendo sacro lì, stava facendo fuori. Infatti questa volta non dobbiamo guardare la figura di Abramo, ma la figura di Isacco stasera. Immaginatevi, era lì legato, che stava vedendo che il padre lo stava sacrificando. Questa immagine, appunto, noi ci mettiamo sempre dalla parte di Abramo, l'avevamo fatto anche 2 anni fa, la figura di fede di Abramo. Ma dall'altro lato c'è anche un altro Isacco, chissà cosa ha provato. Era lì, sapeva che stava perdendo la vita, che suo padre stava facendo una cosa per un certo Dio, per qualcun altro, quindi per se stesso. Isacco era lì. Molte volte si sacrifica tempo, si sacrificano affetti per comprare delle cose, per fare questo, per viaggiare, molti stanno sacrificando. Tante volte, anche gli affetti in tempo, non ho tempo perché devo lavorare, perché poi, pensando a volte, poi gli dici, per comprare la moto ho sacrificato tanto tempo, per fare quello, per la casa ho sacrificato, siamo sicuri che quel sacrificio ha portato vita, oppure ha portato morte? Il famoso rabbino Rashi di Tu'a, vissuto dal 1040 al 1105, quindi è un rabbino un ebreo, cerca di coniugare l'esistenza, l'esigenza razionale, Dio può mettere alla prova, ma non può chiedere di sacrificare una vita perché Dio vivente, Dio della vita. Ci siete? Lui arriva a dire sì, certo che Dio può chiedere una prova, ma non portare morte. Quindi cerca di mettere assieme questo, appunto, leggendo questo racconto. Di fatto Rashi, dice, semplifica il racconto e dice che tutto nasce da un equivoco tra Dio ed Abramo. Quest'ultimo non capisce Abramo il comandamento, il comando che Dio gli aveva detto. Io vi leggo prima quello che gli aveva detto. Vai nel monte, sul va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto. Questo rabbino molto importante dice che ha capito, al posto di dire fallo salire là in olocausto, do a Dio, ha capito immolalo. Che sono due cose? Che sono due cose diverse. E quante volte le persone capiscono, abbiamo delle sì, c'è una cioccolata, c'è una cosa, come si dice da queste parti? Roma per Toma, Roma? Toma per? Roma. Preferisco Roma, da Toma sono allergico. Fallo salire, no, lui capisce immolare. Infatti il santo non voleva che Abramo immolasse Isacco, ma soltanto lo facesse salire sul monte per prepararlo come un capo, come un dono per Dio, che è diverso. Ci siete? La stessa cosa può essere capita in un modo o nell'altro. Infatti, dopo che l'ho fatto salire, l'ha fermato e l'ha fatto ridiscendere. Quindi la volontà di Dio non poteva contraddirsi rispetto alla promessa della discendenza. Per sacrificare, qui c'è una cosa che fa Abramo, dice, ritorno al versetto 9, arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco. Cosa fece? Provate a metterli così, iniziate a immaginare di essere legati. Iniziamo a usare la fantasia. Noi siamo abituati alla libertà. Vi siete mai trovati su un ascensore
Ya quattro persone ne sono salite sei. Come si sta in quel momento? Avere idee? Chiave di presto. Sentirsi legati, sentirsi in un posto dove ti manca l'aria. Legò suo figlio Isacco, lo depose sull'altare sopra la legna. Si parla di legatura. Passiamo allora da chi lega il ramo a chi è legato. Il racconto, questo qua di Abramo, viene anche chiamato la chedà di Isacco, la legatura di Isacco. Per gli orientali non lo chiamano il sacrificio di Isacco, ma la legatura di Isacco. E qui è molto importante. E questa sera veramente lo Spirito Santo vedrete che inizierà a slegarci dai legami che abbiamo contratto, poi i legami che ci hanno legati fino adesso. Se noi siamo legati, possiamo camminare? Ecco perché non arriviamo nella terra promessa. Ci sono stati dei sacrifici che qualcuno ha fatto di noi e per farlo ci ha legati e quindi non riusciamo più a camminare, a muoverci, preghiamo. Ma anche nella risurrezione, la ricordate? Quando Abramo, Gesù ha risuscitato Lazzaro, poi cosa ha detto? Slegatelo, slegatelo, altrimenti non bastava. La comunità religiosa deve aiutare, il prete che predica, deve aiutare le persone a slegarsi da cosa, da certi legami mentali, e adesso li vedremo, che bloccano la vita. Ve lo ricordate quella donna ricurva? Che Gesù disse, vieni, adesso ti guarisco, tutti gli altri, no, non si può fare il sabato. E Gesù gli disse, ma questa figlia di Abramo non doveva essere slegata, liberata, come si slega il bue, anche lei doveva essere liberata, slegata. E questa sera vedremo, c'era qualcosa che la legava, che la faceva guardare solo giù. Questo peso da portare lo vedremo. Legano a Dio. Stasera, da dei legami con il mondo, con gli altri, per legarci a Dio. Voi che siete tutti maestri di Israele della Bibbia, Efesini al capitolo 6, c'è il combattimento spirituale. Qual è la prima arma di difesa del nemico? La cintura. La prima è la cintura della verità, perché se non avevano questa cintura, il vestito non teneva, le armi non tenevano. La cintura, se andiamo in Geremia, significa aderire al Signore, legarsi al Signore. Ma Geremia gli fa fare un segno molto emblematico, Dio fa fare un segno a Geremia, prende la cintura, la mette nell'acqua, la tira fuori dopo un po', e questa cintura cosa fa? Si distrugge, dice, così è il popolo di Dio che non si è legato a Dio e quindi tutto andrà distrutto. Qui al contrario, quindi c'è una legatura con il mondo. Dobbiamo questa sera slegarci, farci slegare da quello per legarci a Dio. La parola che ci lega a Dio. Proviamo a vedere qualche legame. Noi a volte leghiamo, sacrifichiamo le persone per i nostri bisogni non risolti da Dio, quando ad esempio un ragazzo incontra una ragazza e inizia a dire, tu sei tutta la vita. Ma che bella frase! Dice, tu sei tutta la mia vita, ti sto legando a me. Perché se manchi tu, mancherà la vita. Sarò morto, sarò niente. Però gli sta dicendo, tu mi stai facendo stare bene, mi stai facendo provare emozioni. Io non è che ti amo, anche se te lo dico. Io ti ringrazio perché mentre ti dico ti amo, ti sto dicendo grazie che mi stai facendo provare queste cose. Ma l'altro non lo capisce. Capisce solo questa cosa che sembra molto interessante, sei tutta la mia vita, quindi mi sta dicendo tu devi continuare. Non
non provare a diventare una persona diversa. Tu non provare, non ti farmi provare queste cose, altrimenti ti faccio fuori. Ecco poi felice. L'altro non mi sta più facendo provare, ha cercato di tenere legata la persona con quelle frasi, fino a quando poi si è scoperto che non era così. Nel momento che ha fatto per andarsene, c'era questo legame e mi ha fatto fuori. Quante volte con le parole vediamo l'altro che cosa? Ai nostri bisogni. Ma quelle parole entrano e l'altro viene legato da quello. La parola che entra nella tua mente forma un comando, ti dà un comando, ti lega a chi ha detto quella cosa. E quindi da quel momento tu sei molto legato. Avete mai detto, sono molto legato a quella cosa, a quella persona? Mi sentivo molto legato. Appunto, la parola legato significa non essere di libertà, ma il segno appunto di schiavitù. Amore della mamma, amore, amore della mamma, non mi lasciare mai sola perché mi faresti stare malissimo, potrei anche morire. Amore della mamma. Tu non, appunto, il figlio è l'oggetto della felicità della madre e costringe il figlio, la figlia, a non fare cose che non piacciono alla mamma. Non gli frega niente della vocazione del figlio e della figlia. Gli interessa che la faccia stare bene. No, 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 non potresti mai quella cosa. Non darmi quel dispiacere, no. Sono parole che legano il figlio e la figlia. E anche quando uno poi sembra che se ne è andato, continua a sentire quelle cose, il senso di colpa ti ha legato con quelle parole. Ti stava sacrificando, voleva sacrificare la tua vita per se stesso. Ci siete? Cose strane? Oppure mia madre stava male, ho dovuto sacrificare la mia vita perché mi ha detto, siamo sicuri che era la volontà di Dio? O un altro sacrificio, prendi questo giochino, guarda la televisione, ecco la PlayStation, così io posso fare un'altra cosa. Noi leghiamo il figlio e la figlia a quell'oggetto, a quella cosa, così almeno ho tempo, ho sacrificare, rendere lì, ma non rendendo sacro, ma legando la persona. E rimane legata a quella cosa e poi ci sono tutti i danni. Un marito, una moglie, devi stare a casa con me, non andare a pregare, io resterei sola, non farmi questa cosa. In quel momento stai legando la persona. Non stai aiutando la persona a sviluppare le sue qualità, ma la stai legando. E se la persona non ha un po' di forza, si sente legata. No, non posso andare di qua, sai perché? Non posso darvi la... Sto dicendo che non debba esserci amore rispetto, anzi, deve esserci. Ma ci sono certe frasi, certe cose che legano la persona. E voi non sapete quanta potenza può esserci nelle parole. In questo momento molti stanno usando la PNL, programmazione neurolinguistica, per riuscire a fare delle vendite, per fare delle cose, per manipolare le persone usando che cosa? Delle parole. Li legano dicendo certe cose, sapendo che le parole generano dei pensieri, che generano delle emozioni. Molti sfruttano questa cosa. È bruttissimo, la persona non è più libera, è quell'Isacco che si trova lì, sacrificato. Lui sta perdendo la vita perché l'altro possa vivere. E questi, se ci hanno detto quelle cose, ci siamo legati. Siamo legati e non riusciamo appunto ad arrivare dove? Nella terra promessa. Guardate che basta un comando anche da piccolo che ci hanno dato delle cose che sono entrate in noi e da allora, se non per grazie di Dio che siamo riusciti a scioglierlo, abbiamo quel legame. Per questo l'uomo lascerà padre e madre, per unirsi a, lascerà, si slegherà per formare una cosa nuova. Ma se ti tiri dietro i fantasmi del passato, non c'è vita nuova. Pensi di essere in un posto nuovo, ma ti stai tirando dietro tutto, sei legato al tuo passato. Avete mai sentito che stai legato al passato?
Altra cosa, sempre in Genesi 22:36, Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi, figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto, si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Abramo disse ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fino lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Cosa fece? Come si portava una volta la legna? Si legava e poi con una corda che passava così. Ecco la donna ricurva. Le avevano caricato delle cose. L'avevano legato e caricato dei pesi. Chi vi ricorda? Qualcuno che sta portando un pezzo di legno? Gesù, caricato del legno della croce, caricato di quello per portare tutto. Era stato caricato della legna, quindi fate prefigurazione di Cristo Isacco, che andrà sul monte, qui il monte Moria, sarà il monte del Calvario, portando appunto la legna e diventerà poi veramente olocausto. Qualcuno l'aveva caricato. L'hanno caricato, a volte carichiamo di peso le persone, o ci hanno caricati di peso. In questo momento anche la società carica di peso le persone. Poverini anche questi bambini, devono fare ginnastica, devono fare nuoto, devono fare questo, devono fare il balletto. Guardate che significa caricarli. Questi saranno legati, saranno schiacciati. Cioè, a un certo punto avranno una ribellione, staranno male. Proprio in questi giorni sentivo una situazione in cui i genitori, a un certo punto, perché la figlia era stata male, hanno iniziato un percorso e hanno capito e venuto fuori che avevano caricato la figlia devi studiare bene, devi fare questo, devi fare quello, devi, e questo ha fatto tutto fino a quando ha sviluppato una malattia a causa di questo essere caricata. L'hanno legata a quelle cose ma il figlio deve fare tutte queste cose. Molte volte i figli diventano il piacere dei genitori, cioè io non sono riuscito a fare, quindi lo devi fare, e vedi di farlo bene, perché non puoi farmi fare una brutta figura. Perché a me piace andare dai miei amici e poter dire mio figlio, mia figlia, e si è laureato, e questo e quell'altro, è uscito bei voti, sai mio figlio, beh, pagani. Questo paganesimo, bigottismo, paolottismo in molte famiglie buone. E da che cosa si accorge quello? Che poi non riescono a amare gli utili. È molto semplice, si scoprono queste famiglie perché non hanno un'apertura per gli utili, non sanno evangelizzare, non sanno, e caricano sui figli queste cose. Fino a quando poi uno svolta e magari fa fuori. Ci siete? Vi ricordate anche la scorsa volta parlavamo delle umiliazioni, quanto la parola, non mi ricordo se era adesso Mandela o chi era che aveva pronunciato quella cosa dicendo, quando umilio un altro, gli sto dicendo qual è il suo destino con quella parola. Quanto si può legare una persona e quanto possiamo caricare gli altri di pesi. Oppure siamo stati legati da delle parole, da qualcuno, dai genitori, dal fidanzato, dal prete, da qualcuno che ci ha detto quelle cose, noi le abbiamo prese dentro e ci hanno legati, ci hanno immobilizzati, diventato un peso su di noi. Siamo diventati noi il sacrificio dell'altro. Ci stavano sacrificando, ma in negativo, per loro, perché loro stessero bene e ci stavano sacrificando. E qual è il risultato del sentirsi sacrificati, sentirsi scaldati, sentirsi usati per? Genesi 27:1-4. Isacco era vecchio, quindi siamo qualche capitolo dopo, si era già sposato, aveva avuto due figli, ve li ricordate? I due figli di Isacco? Fuori tutti. Abramo, Isacco,
Il fratello di Giacobbe? Esau. Ok, Esau e Giacobbe. Isacco era vecchio, e ascoltate bene, gli occhi gli si erano così deboliti che non ci vedeva più. Il sacrificio, l'aver visto con gli occhi, il padre che stava facendo fuori, e lì bloccato, gli aveva oscurato la vita. Quando ti sei, ecco, io metto anche questo, sentito sacrificato, perché tante volte non ti hanno sacrificato, ma tu ti sei sentito sacrificato, ecco l'ingiustizia. Non è giusto, io sono dovuto rimanere da solo a questo o quell'altro, mio padre non ha avuto tempo, tante volte non hanno potuto averne anche la società e varie cose. E quando invece ci siamo sentiti sacrificati, da quel momento la nostra vita è stata legata per sentirci. Quindi tante volte, guardate che la realtà, cioè noi abbiamo letto quelle cose con una nostra lettura soggettiva e la nostra lettura ci ha legati, pensando che il padre, la madre, gli altri stessero facendo quello perché non ci volevano bene, perché non valevamo. Tante volte non è così. Tante volte hanno fatto tutto il possibile. Ma se noi da bambini abbiamo interpretato quella cosa in quel modo, quell'interpretazione ci ha legati. E quello ha fatto entrare in noi che cosa? L'oscurità. Isacco divenne cieco. Infatti poi vi ricordate cosa succede dopo? Viene ingannato, imbrogliato. Ecco che non entri nella terra promessa, vieni imbrogliato, ingannato dalle persone. Ma perché? Ma perché tu sei legato, perché non riesci a leggere la realtà delle cose, vivi sempre l'ingiustizia, non riesci a godere di nulla, non riesci a entrare nella terra promessa. Ci siete? C'è un risultato, qualcuno magari il genitore l'ha fatto con certe frasi, e ho dovuto sacrificare, vi dicevo prima, tutta la mia vita per stare con mia mamma, per stare... Ma quando te lo dicono queste persone, di solito sono cupe, significa che non era la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio porta realizzazione, porta pienezza, porta vita. Se invece tu hai vissuto qualcosa, ti hanno caricato di quella cosa, ti hanno legato a quella cosa, a quella persona, e tu l'hai vissuta così, diventi cieco, diventi scuro. Non riuscirai a riconoscere la presenza di Dio, non riuscirai a leggere la storia. Ci siete? Ok. Grazie a Dio. Adesso andiamo a vedere le soluzioni. Ah, devo presentarvi il santo. Mi mancava, non me l'avete detto. Andiamo a vedere una certa santa, Paola, Elisabetta, Costanza, Cerioli. Che guida qui dai nostri parti, in provincia di Cremona. Molto cara Angela. Poi vi spiego il perché. Ricordatevelo dopo. Hanno fatto un film che dura 2 ore e mezza, una cosa del genere. Anche Maurizio, che faceva le sue comparse, hanno fatto, che sono andato a vederlo, quel film di questa santa, e hanno girato anche loro. Chiedetegli poi l'autografo. Angela e Maurizio sono quelli. Costanza Cerioli nacque il 28 gennaio 1816 a Soncino, provincia di oggi di Cremona. Ultima di 16 figli di Francesco Cerioli e Francesca Cognacchi, entrambi nobili. Era gracile, delicata a costituzione, per cui fu battezzata il 2 febbraio 1816, subito, magari avevano paura di perderla subito. Crebbe maturando grandi ritmi spirituali che la madre, con la sua sensibilità, seppe sviluppare. Dai 10 ai 16 anni, Costanza fu affidata all'educando delle monache della Visitazione ad Alzano Maggiore. Una volta venivano messi in collegio, e molte volte i figli si sentivano abbandonati, sacrificati perché gli altri potessero, e se uno l'ha vissuto così è iniziato a stare male. Il 15 maggio 1831 Costanza rientrò in famiglia, proseguì gli studi e di pari passo continuò a sostenere le popolazioni contadine e impegnarsi nelle faccende di casa. Aveva 19 anni quando, rientrata in famiglia e genitori, qui c'è scritto le proposero. Sappiamo che una volta le proposero erano. Le proposero di sposare Gaetano Musecchi, 58 anni.
vedovo della contessa Maria Teresa d'Assisi. Risiedeva a Monte di Seriate come proprietario italiano. Costanza accettò, vedendo in quel matrimonio combinato una delle tappe del progetto di Dio su lei. Le situazioni le possiamo subire oppure le possiamo vivere. Attenzione, il sentirci esclusi, il sentirci ci fa subire la situazione. Il vedere che può esserci la mano di Dio dietro tutto quello invece ci fa vivere. Iniziamo a slegarci dalle nostre interpretazioni sbagliate. Questa è una delle prime chiavi che dobbiamo prendere stasera. Dio non potrà fare se non facciamo la nostra parte di, con l'aiuto dello Spirito Santo, interpretare bene le cose. Si sposa questo vecchio, le nozze con lei, Sara ha sposato me. Le nozze furono, anche lei una santa donna, visto in tutto questo la mano di Dio, le nozze furono celebrate il 30 aprile 1835, e qui c'erano 30 anni, tra l'uno e l'altro. Quindi, quando voi dite che quella giovane bella si è sposato, quello là, l'incastro, l'ha fatto solo per soldi, attenzione, magari è una santa quella. Non facciamo i paolotti subito, con una bellissima gnocca che ha 25 anni, cioè con quel sessantenne che è veramente miliardario, lo fa perché Dio gli ha detto di fare quella cosa. Chi giudica sarà giudicato. Le nozze furono celebrate. Nei confronti del coniuge, tanto più anziano di lei, malaticcio, estroso, appassionato di musica, Costanza cercò di essere generosa, paziente e docile. E lui a modo suo c'è scritto, ricambiava il suo affetto, simpatico. Ebbero 4 figli, funzionava ancora. La prima, Francesca Maria Teresa, ascoltate, morì a 6 mesi di vita. Il terzo, Raffaele Gaetano, morì dopo un anno dalla nascita. Il quarto figlio nacque morto. L'unico che sopravvisse dall'infanzia fu Carlo, il secondo genito, che si ammalò di tubercolosi a 16 anni. Sul letto di morte il ragazzo cercò di consolare la madre. Mamma, non piangere la mia prossima morte, perché Dio ti darà tanti altri figli a cui provvedere. Carlo morì il 16 gennaio 1854. Di lì a poco, 25 dicembre 1854, quindi l'ultimo figlio il 16 gennaio, il 25 dicembre morì anche il marito. Costanza aveva 39 anni, si trovò sola, con un ricco patrimonio e con le ultime parole del figlio che le risuonavano nel cuore. Rimasta vedova, ricca, solo 39 anni, Costanza scelse di spendere, di sacrificare la vita prendendosi cura in casa sua delle bambine rimaste orfane. Iniziò ad accogliere delle bambine orfane. In quell'opera si unirono presto lei altre giovani. Fu la scintilla da cui scaturirono le suore della Sacra Famiglia, tra le quali prese lei stessa in voto assumendo il nome di Suor Paola Elisabetta. Presto si affiancò anche al ramo maschile dei padri della Sacra Famiglia, sacerdoti e fratelli dediti all'apostolato tra i lavoratori agricoli. Suor Paola Elisabetta morì il 24 dicembre 1865. Poi c'è la canonizzazione. La cosa particolare che la si ricorda. Sì, è morta allora, il 24 dicembre, ma c'è scritto la sua memoria liturgica cade il 23 gennaio, il giorno in cui lei compì la sua consacrazione. Che bella questa cosa. Domenica cosa faremo? Avete sentito questa donna che sembrava sacrificata, avevano già avuto tanti figli, bisognava darlo pure a qualcuno la danno, questo lei invece lo prende in modo positivo. Gli moriranno i figli, gli muore tutto, da lì legge la storia in un modo nuovo, continua a donarsi, si era donata al marito, si era donata per i figli, e inizia a donarsi per queste orfane. Ed esiste ancora adesso questo ordine. C'è stato proprio il film in cui appunto Maurizio e Angelo
E anche non ho fatto questo film. Scusate. Mi state pregando un poco per me. Ok. Dal sacrificio alla salvezza. Maria ha sacrificato il suo grembo e la sua vita per Dio. L'ha subita o l'ha vissuta? L'ha subita o l'ha vissuta? Si sarà pentita qualche volta? Ha sacrificato. Ascoltate bene, Giovanni 11, 45, 53. Ultima parte. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Gesù aveva appena risuscitato l'altro. Ma alcuni di loro andarono dai farisei a riferirono loro ciò che Gesù aveva fatto. Che è duro. Allora i capi dei sacerdoti e farisei venirono al Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Questo uomo compie molti segni. Hanno riconosciuto i miracoli, ma non si sono convertiti. Appunto, non chi va meglio guarire del sole, della luna, delle stelle, o chi magari a volte ci sono persone che hanno ricevuto dei miracoli, delle guarigioni, ma anche in serate, e poi si sono persi lo stesso. Quindi di per sé i segni non dicono fede. Ma l'avete già capito questo pezzo. Ben vengano, domenica appunto è stato bello vedere questi segni che hanno fatto la predicazione. Però poi c'è un cammino da fare. Qui invece addirittura i segni danno fastidio. Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Non ho pensato loro meglio. Quindi stavano pensando a chi questi ha? A loro stessi. Ma uno di loro, Caifa, che era il sommo sacerdote quell'anno, disse: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Ce l'avete questa frase? Gli mise davanti, legò quelle persone a quella parola. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. È bellissimo qui. Caifa lega il destino di Gesù, lo carica di questa cosa, di questo peso, che stava per far distruggere tutto, lega la mente di quelli dicendogli è meglio che lo uccidiamo, dicendogli perché se muore lui tutto il popolo vivrà. Ci siete? È un legame che magari i genitori, magari delle persone possono averci fatto, ok? Dicendo una cosa, ma allo stesso tempo qui dice la parola di Dio che essendo sono sacerdote profetizzo. Stava dicendo quello che sarebbe successo. Attraverso quella cosa brutta, invece, sarebbe venuto fuori qualcosa di bello. Infatti, c'è scritto proprio questo. Profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, non soltanto per la nazione, ma anche per unire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Ha profetizzato la nostra salvezza. Mentre stava facendo una cosa malvagia, Dio lo stava trasformando in una cosa buona. Caricheranno Gesù di quello, posto di legarlo, lo inchioderanno comunque, legato, sono inchiodato a questa situazione, quando si dice. Ecco che quindi, adesso andiamo nella guarigione, forse non ti hanno amato, o forse non hai percepito l'amore. Dobbiamo con Dio rileggere la nostra storia, per appiedare il grido di ingiustizia che c'è dentro di noi. Perché finché non penseremo che quella cosa è stata ingiusta, c'è un grido. E questo grido ci oscura la vista, non ci fa vedere i segni di Dio davanti a noi. Diventiamo come Isacco, ciechi,
e non riconosciamo, verrà ingannato. Fino a quando sentiamo tutto come ingiustizia, non riusciremo a vivere la nostra vita. La subiremo. Io l'ho subita per tanto tempo. Per delle cose. Quante volte i miei genitori mi hanno lasciato a casa da solo per certe cose. Non era bello. Io ho subito quelle cose e hanno creato le mie ferite. E quello è diventato poi ingiustizia. E per tanto tempo ho vissuto molte cose come ingiustizia, fino a quando mi sono slegato da quei ricordi. E allora, anche se fanno delle cose che sono, non le vivo più come ingiustizia. Rimango nella terra promessa, vado verso la terra promessa. Altrimenti, se io continuo a essere legato con quel ricordo, se succede qualcosa di simile, nuovamente tirerà fuori che cosa? Quel dolore, quella ferita. Quindi mi legherà e quindi sarei cieco di nuovo e non riuscirei ad avanzare. Ecco perché abbiamo bisogno questa sera di essere slegati, rileggendo la nostra storia con Gesù. Se mentre parlavo tu hai sentito dentro di te muoversi qualcosa, o hai riconosciuto che ti hanno fatto qualcosa del genere, riconsegnatelo subito quel ricordo. Fallo entrare in quel ricordo, non subirlo, ma inizia a viverlo. Fai entrare Gesù che vita in quel ricordo, raccontaglielo, parli, in modo che non ti pesi più. Mi pesa quel ricordo, mi pesa quella cosa. Noi dobbiamo volare, non deve pesarci. Se ci pesa, dobbiamo ancora essere slegati da quella cosa. A volte appunto abbiamo letto la storia in modo distorto. Voi sapete, c'era, non mi ricordo se era Gary Chapman o qualcuno del genere, che aveva scritto un libro sui cinque linguaggi dell'amore. Qualcuno di voi l'ha forse letto? I cinque linguaggi dell'amore, quindi nessuno riconosce, i giovani non conoscono. Ok, qualcuno l'ha letto. Com'era Gary Chapman? Ok. E diceva che ci sono cinque modi, secondo lui, di amare o di interpretare l'amore. Uno, parole belle, parole positive, che uno dice all'altro: ti voglio bene, sei una persona bella, sei una persona eccezionale, sei... La seconda è tempi speciali, tempi particolari, viversi dei momenti. C'è qualcuno che ha bisogno di viversi dei tempi speciali, come abbiamo il Natale, la Pasqua, ma anche la coppia a volte sente che vivendo quel weekend, vivendo quello, si sente amato dall'altro. Io sto dicendo si sente amato. I regali, c'è qualcuno che vive per i regali. Adesso a Natale dobbiamo fare il regalo, ma perché? Se la lega al dito, adesso non gli facciamo il regalo a quella persona. Ci sono persone che vivono per quello. Il loro modo di sentirsi amati è il regalo. Per alcuni altri c'è la fisicità, dove poi si arriva anche alla relazione sessuale. Quindi alcuni si sentono amati solo se c'è quella cosa, quella fisicità. Altri invece in base ai servizi, cioè hanno visto la mamma e il papà sempre servire l'altro, e secondo loro l'amore è quando vedi l'altra persona che ti serve, lava, cucina, stira, fa questo, fa quello, fa quell'altro, porta giù la spazzatura, magari una tenerezza non te ne frega niente, ma se tuo marito prende la spazzatura e la porta giù, tu, ah, mi ama. Questi sono cinque linguaggi dell'amore. E ognuno ce l'ha diverso. Tante volte c'è uno: ma ho fatto così tanto per te, non è vero, tu non mi ami, ma ho fatto questo, ho fatto quello là. E no, perché io volevo dei momenti speciali, tu mi hai portato regali, mi hai sempre detto cose belle, ma non mi hai mai. Per l'altro invece era un altro linguaggio, ci siete? E noi poi ce la leghiamo al dito, oppure noi a volte siamo legati da quelle cose che abbiamo vissuto dall'infanzia, e poi legati da quello non riusciamo a vivere l'amore, non ci sentiamo magari amati, viviamo addirittura l'ingiustizia dall'altro, che magari poveretto c'aveva anche le sue ferite, ha fatto quello che poteva, e però a te, tu avevi quel canale, quella cosa, non hai riconosciuto l'altro, ecco la cecità. Non hai riconosciuto l'altro e quindi alla fine anche il nemico ti ha ingannato e tu non hai goduto della terra promessa. Cioè avevi questa fortezza dell'ingiustizia, l'hai vissuta ancora come ingiustizia. E io mi aspettavo che invece... Magari
con una guarigione dei ricordi, veniamo slegati da quel passato e tu apri gli occhi e vedi, ma magari mi ama questa persona. Ma guarda, sta facendo questo, sta facendo quello. Quante volte delle persone sono stati aiutati a leggere le cose, hanno aperto gli occhi e hanno detto, ma allora mi vuole bene. Sì, eri tu che non riuscivi a leggere quella cosa, la cecità di Isacco. La cecità di Isacco perché c'era stato qualche sacrificio, qualcosa dietro, letto in modo distorto. Prendiamolo in positivo, dietro ai sacrifici, magari ci hanno sacrificato ai genitori perché non c'era tempo per questo, per quell'altro. Trasformiamoli in bene, come per Gesù. Queste sono chiavi di guarigione, restate a fermare un pochettino, perché dovrete infilarle nella porta se vogliamo entrare dall'altra parte. Se vogliamo buttare giù questi muri, non devi più pregare, cioè devi pregare, ma con Dio in modo nuovo. E non dire che continui con le novene o se poi la tua mente non elabora cose nuove, la grazia di Dio non può passare, perché passa attraverso il nostro pensiero la grazia di Dio. A volte la sorpassa, sicuramente arrivano consolazioni. Ma molto della guarigione è proprio nell'elaborare la parola di Dio, elaborare le cose secondo la parola di Dio, secondo la verità di Dio. Quindi, dietro un sacrificio che magari hanno fatto di te, chi ti ha scelto? Siete? Magari una cosa brutta ti ha portato a essere da Dio. Voi siete qua, forse avete vissuto anche voi come me delle mie crisi, ma io sono contento di essere qua. Se quelle cose mi hanno portato qua, gloria a Dio. Così, in questo modo, ho perdonato, ho trasformato, ho fatto un miracolo, le ingiustizie sono diventate giustizia di Dio. Noi abbiamo il potere di fare miracoli, che è anche questo, vincere il male con il bene, con le nuove letture. Sei stato sacrificato, stai ancora portando quello? No, non portare, di grazia al Signore, sono qua e chissà quale progetto hai per me, Signore. Slegati dal tuo passato, ce l'avete? Slegati dal tuo passato, trasforma il bene, fai entrare il Signore in quella cosa e vedrai che il tuo futuro cambia, perché altrimenti ti stai trascinando la croce che Dio non vuole. Liberati di quella croce, quel peso, slegandoti dal passato. Altra cosa, non pretendere che gli altri ti dimostrino il loro amore. Noi a volte siamo molto legati a quello che l'altro fa, quello che dice, quello che. Non pretendiamo, fra l'altro, il pretendere, cioè se quasi pretendi dall'altro, che poi la gelosia, altre cose, nel momento che pretendi, tanto dentro di te non sei convinto che l'altro ti ama, perché l'hai obbligato. E quello non porterà mai guarigione, non ti porterà mai benessere. Puoi legare la persona a te, cercare di tenerla stretta, ma alla fine tu stai male. Lega tuo figlio, lega il marito, lega tua moglie, lega il fidanzato, lega chi vuoi, lega anche il prete, lega, oh sì, tutto sei per me, sei, cerchi di legare. Tu starai male, smettiamo di pretendere dagli altri. Se vogliamo entrare nella terra promessa, se vuoi rimanere lì, nel castello, fatato nel castello, quindi schiavo del male, continua a pretendere che gli altri. Sleghiamoci dalle pretese, sleghiamo gli altri. Questa sera farà male questa preghiera di guarigione. Perché dobbiamo lasciare gli altri liberi di sbagliare come noi. Ma non c'è altra via per arrivare alla terra promessa se non permettere all'altro anche che se ne vada. Vuoi andare, te ne vai. Io non sono solo. Non la vivrò neanche come giustizia. C'è un'ingiustizia, ma con Dio si trasformerà in giustizia. Pensate a Giuseppe che viene venduto e quasi sacrificato. Giuseppe lo trasforma in bene, perdonandole, e Dio lo porterà a essere il braccio destro del faraone. L'ultimo, non sacrificarti per farti accettare, cioè non pretendere dagli altri, ma allo stesso tempo, come c'era per dire, chi non mi ama non mi merita. E ho detto così, però allo stesso tempo dice non legarti agli altri, cioè se l'altro ti dice qualcosa, amore mio, se non stiamo assieme fisicamente, tu non mi ami, i ricatti. No, io ti amo proprio per questo che sto giusto distante. È per questo che scelgo di fare attenzione. Ecco che quindi iniziamo a vivere bene. Musicisti, cantori, siete pronti? Entriamo nella guarigione?
Entriamo nella guarigione e ci sleghiamo, sleghiamo gli altri. Ci sleghiamo dagli altri e sleghiamo gli altri. Perché finché vedi una persona non sei legato a Dio. Perché fai dell'altro, di quell'oggetto o di quella cosa, il tuo Dio. E al posto di tirarti su quella cosa che tieni legata, ti tirerà giù. Gli idoli non possono salvare, l'unico che salva è Dio. Costa questa cosa? Sì. Giovanni 15, ci sono le potature che fanno lacrimare. Dobbiamo scegliere in questo momento di lasciare le persone libere. Ma se poi sbaglia, ma se poi... Tu non perdi Dio. Ma può farmi male. Sì, ma fa più male ancora vivere in questo modo. Non fa del bene sicuramente. Quindi dobbiamo imparare a lasciare liberi e a liberarci anche noi. E allora adesso facciamo il percorso di Isacco, liberandoci e liberando anche gli altri. Ecco che Isacco è stato caricato di quei pesi, di quella croce. Il padre gli ha montato sulle spalle quella responsabilità di portare quel peso, quella legna. Forse ti hanno messo dei pesi, ti hanno caricato di responsabilità, magari quando eri anche bambino, di cose pesanti, poi te le hanno fatte pesare, se non riuscivi a farlo, ti hanno fatto pesare quelle cose. Ti hanno buttato una croce addosso, ti hanno buttato un peso addosso. Isacco inizia a camminare. E allora noi glielo portiamo al Signore, questi pesi che abbiamo sulle spalle, che sentiamo nel cuore, a volte sentiamo dei pesi nel cuore. Ci hanno caricato. E noi vogliamo liberarci di questi pesi in questo momento. Vogliamo liberarci. Gesù è lì con te. È Gesù che ha portato. È Gesù che ha portato il peso delle cose. È Gesù che ha portato la croce per togliere questo peso da te. Non tenerlo in questo momento. Gesù si avvicina a te. C'è chi sente il peso sulle spalle o c'è chi lo sente nello stomaco, nell'intestino. Gesù è lì vicino a te, sta prendendo quel peso, quella croce, quella legna che ti è stata caricata sulle spalle e te lo sta togliendo in questo momento. Lascia andare. Lascia andare, lascia che Gesù toglie in questo momento. Perché tu devi raddrizzarti in questo momento. Devi iniziare a raddrizzarti. Non ti deve più pesare quella cosa. Non deve più pesarti. Magari ti pesano anche delle cose che devi fare. A volte è giusto fare certe cose. E te le senti pesare. Ti hanno detto di fare delle cose. Il mondo ti dice di essere libertino. Ma è giusto anche avere una certa responsabilità. Ti sta pesando quella cosa, scegli in questo momento di vivere e di non subire quella cosa, inizia a dire grazie. Perché dietro a quella responsabilità, dietro a quella cosa, passa la grazia di Dio. Inizia a dire grazie al Signore. Dì, vieni con me, vieni con me, lo voglio vivere bene. Se è il giusto cammino. Se non è il giusto cammino, lascia che Gesù tolga questo peso da dentro di te. Gesù sta allungando la mano nella tua pancia, nel tuo stomaco, sta prendendo quel peso. A causa anche delle tue interpretazioni, ti sta pesando, ti ha pesato quella cosa. Gesù dice lascia che la prenda io. In un modo misterioso sta mettendo la sua mano misericordiosa e potente dentro di te e sta tirando fuori. Ma perché Gesù possa operare devi dire la tua amen. Lascia andare questo peso, lascia andare questo peso. Non portarlo.
portare questo peso, lascia andare, non ti preoccupare del futuro, Dio sa, fidati, fidati, inizia a respirare. A volte c'è anche un affanno della vita, portare più peso, non riesci neanche più a respirare. Apri le tue spalle, la testa magari un po' verso l'alto, inizia a respirare, lascia che il peso se ne vada. Lascialo di Dio entra dentro di te, il ruah, il respiro di Dio. Fai del respiro di Dio il tuo respiro. Se non respiri prima delle cose, vivrai ogni cosa con affanno, vedrai ogni cosa ingiusta. Vivi le cose con Dio, respira. Respira in questo momento e lascia che la shalom di Dio dica. I discepoli erano chiusi, erano legati all'interno di quella stanza, non uscivano per paura dei romani, per paura dei capi del popolo. E Gesù entra e soffia lo spirito in loro e quindi il peso, la paura se ne va. Respira Dio e quando espiri lascia uscire le tue preoccupazioni, le tue paure. Anche una paura ci lega, non ci fa vivere. Lascia uscire questa cosa, legati a Dio con la fede. E slegati dalla paura, rinunciando, lasciala uscire, la tua preoccupazione, basta. Qualunque cosa hai interpretato come ingiustizia, sei arrabbiata, questa cosa pesa. Slegati perdonando in questo momento, slegati perdonando. Alza il tuo sguardo verso Gesù e dimmi grazie Gesù. Grazie, le cose cambieranno, grazie. Se loro hanno pensato di farmi il male, tu mi farai il bene, Gesù. Grazie, Gesù, per tutte le ingiustizie che abbiamo vissuto. La vedova bussava, il giudice gli fece giustizia, ma Gesù disse, ma quando verrò, troverò la fede? Eccoci, Gesù, che fa giustizia di Dio e la misericordia, l'amore, la sua presenza. Con la fede accogliamo questa misericordia. Non cambia il nostro passato, ce lo fa interpretare in un modo nuovo e così ci dà un futuro pieno di grazie. Grazie Signore, grazie Gesù per questa nuova interpretazione. Se gli altri hanno pensato di farci il male, tu lo trasformi in bene. Grazie Signore, che ci liberi da questi pesi, che ci dai la tua grazia. Grazie. E ora ci sleghiamo anche dai genitori, dagli altri, dai ricatti, dalla loro richiesta di essere sempre perfetto, di non sbagliare, di saper studiare, di fare questo, di fare quello. Liberiamoci da questi ricatti. Liberiamoci da questi ricatti. Vogliamo essere liberi da questi ricatti. Via, sciogliamo. Il Signore sta estraendo queste radici velenose piantate nel nostro cuore e nella nostra mente. Le sta prendendo, le sta estraendo. Perché queste radici velenose portano ancora frutti di morte, quelle parole, quei ricatti psicologici. Via, noi rinunciamo. Ti lasciamo estrarre queste parole dalla nostra memoria. Via. Via, liberaci Signore da quel ricordo, da quella parola come dardo infuocato, una radice velenosa è entrata e ha portato tanto di quel malessere. Sradica Signore, tu hai detto dite ai gessi, via, e questi si sradicheranno, quelle cose radicate in noi, quelle ricordi radicate in noi, noi gli diciamo adesso via, diglielo in quel momento. In questo momento digli via quel ricordo, sradicati da me, dia quella parola, quel ricatto, via, diglielo via nel nome di Gesù, sradica quel gesto, sradica quel compromesso, sradicalo, tu hai il potere, fratello, sorella, in questo momento dicendolo, via nel nome di Gesù. Se l'hai riconosciuto, digli via nel nome di Gesù.
e quel gesso si sarà dichiarato, quella radice verrà estratta e non rivivrai più quelle cose. Via, 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 spezziamo tutti quei legami col passato, coi genitori, via, 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 via nel nome di Gesù. Non devo essere perfetto, non devo dimostrare niente. Dillo dentro di te, ma anche a voce, non devo dimostrare niente. Io mi slego dai ricatti, mi slego anche dagli altri, mi slego, via. Ci sleghiamo anche dai vizi che poi abbiamo contratto, con quei legami, con il cibo, con l'alcol, con la pornografia, con la masturbazione, con la sessualità, con il denaro, con l'arrivismo. I vizi, ci sleghiamo, rinunciamo in questo momento. Gesù sta passando davanti a noi, diamoglielo. Allunga le tue mani e dagli quel vizio che ti lega. Daglielo, diglielo. Prendi questo vizio, Gesù sta passando davanti a noi, fallo proprio anche con le tue mani. Fai un gesto, prendilo da dentro e dici: prendilo, Gesù, prendilo. Io rinuncio a questo vizio. Sacrifichiamolo, diamoglielo. Come gli si porta il pane e il vino, offriamogli questo vizio, in modo che la potenza di Dio scenda e spezzi in questo momento questo legame che abbiamo con questo vizio. Dio sacrifica, rende sacra la nostra mente e il nostro cuore, liberandoci da questo peso. Ci slega da questo vizio, da questo peccato ricorrente. Daglielo. Non ti puoi liberare da solo, perché ti ha legato. Non basta la tua buona volontà. Ti sei sentito anche in colpa, ti sei sentita in colpa perché non riesci a cambiare, ma perché sei legato, le tue ferite ti hanno legato da quel vizio. Però non puoi offrirlo, portalo sul monte, porta questo legame ai piedi della croce, perché così Dio ci libera in questo momento da tutti quei vizi, li prende Lui e ci trasforma. Slegiamoci anche dalle maledizioni che abbiamo detto di noi stessi: io non valgo, io non ce la faccio, io non riesco, io non sarò mai felice, io rimarrò solo per tutta la vita, chi vuoi che mi guardi, non troverò nessuno. Abbiamo maledetto la nostra vita, abbiamo legato il nostro futuro. Sleghiamolo in questo momento, chiediamo perdono a Gesù per aver detto cose brutte. Ci siamo sacrificati da soli, ci siamo legati da soli, abbiamo fatto bravo Isacco. Perdonaci, oh Signore, per aver detto cose che non sono in accordo con la tua parola, perché San Paolo dice: tutto è possibile, tutto posso. Signore, sì, noi ci sleghiamo in questo momento, sleghiamo, estraiamo dal nostro cuore, prendi con una mano sul tuo cuore, tira fuori quella parola e dagliela a Gesù verso l'alto. Io mi slego da questa maledizione che ho pronunciato, la metto ai piedi della tua croce, oggi viene spezzata. Tu mi sleghi, perché Gesù sei morto per la mia realizzazione, e iniziamo a proclamare che ci realizzeremo, che tutto possiamo per virtù di Gesù, per le sue virtù, per il suo sangue prezioso possiamo ogni cosa. Noi ci sleghiamo dalle maledizioni che abbiamo pronunciato, noi valiamo, noi ce la facciamo, noi riusciremo, noi saremo felici. Dillo: io valgo, io ce la faccio, io riesco, io sarò felice, io mi realizzo, io sono una persona preziosa, io sono amata. Slego il mio cuore dalle maledizioni che ho pronunciato su me stesso. E se mai ci hanno fatto delle maledizioni qualcuno, o le abbiamo ereditate, in questo momento siamo ai piedi della croce, siamo saliti sul monte Moria, anzi sul monte Calvario, siamo ai piedi della croce. E se ci hanno lanciato delle maledizioni, delle legature, o se siamo eredi di qualcosa, in questo momento ai piedi della croce vengono spezzate queste maledizioni. Non tenerti stretto a questa maledizione, smetti anche di lamentarti della maledizione. Se il male è potente, Dio onnipotente, proclamiamo la potenza del sangue di Gesù, nel nome di Gesù noi spezziamo. Tu lo puoi fare per il tuo battesimo, per la cresima, per l'eucaristia che hai preso. Prendi autorità nel nome di Gesù,
Sei ai piedi della croce per il sangue di Gesù, per il nome di Gesù. Io spezzo le maledizioni che mi hanno lacciato. Inverto le maledizioni che ritornino sul diavolo, ritornino addosso a lui. Invertiamolo, devi farlo, puoi fare. Per il tuo battesimo, per il Cristo che vive in te. Dillo in questo momento. Io spezzo le maledizioni che hanno pronunciato contro di me. Io spezzo qualunque maledizione che hanno pronunciato contro di me. Io inverto le maledizioni, torneranno indietro al diavolo, ritorneranno su di lui. Io mi slego, slego la mia vita, vengono spezzate le catene, sciolte i lacci, perché Gesù mi tira fuori dall'Egitto e mi porta nella terra promessa. Non ci sarà più maledizione, non ci sarà più nessuna fortezza che regge. In questo momento le fortezze cadono e io cammino verso la terra promessa. Ci sleghiamo anche dallo sguardo, dalle parole degli altri. Non ci importa più, vogliamo essere liberi. La verità è che Cristo ci rende liberi, non quello che pensano gli altri. Slegati in questo momento, slegati da quello che pensano gli altri. Tu vali, guarda Gesù, non guardare gli altri. Ascolta Gesù, non ascoltare gli altri. Proclamalo in questo momento, decidi in questo momento di non farti più legare dal pensiero degli altri. Anche se tu ti facessi una brutta figura, anche se succedesse qualcosa, non ti deve importare, non legarti, non legare il tuo destino al pensiero degli altri, non legare il tuo destino ai like, non legare il tuo destino al successo, legalo a Gesù. Leghiamoci a Gesù in questo momento. Gesù ha dato la vita per me, per noi, non dobbiamo dimostrare nulla. Non siamo più Isacco, il capo espiatorio, è Gesù il nostro capo espiatorio, è Lui che ha preso su di sé anche tutti i nostri errori. Ci hanno legato dicendo, guarda, hai sbagliato questo, quello, quell'altro, non vali. In questo momento sleghiamoci da questo accogliendo il sacrificio. Il nuovo Isacco è Gesù che ha pagato per noi. Non dobbiamo più pagare noi. Qualcuno ti ha detto anche, questa è la tua croce, slegati da quella maledizione detta anche da quel prete, slegati. Slegati da quel buonismo. Gesù ha pagato per te. Rendiamo sacra la nostra vita in questo momento. Se abbiamo da fare qualcosa, lo facciamo per amare, non per obbligo. Lo facciamo perché viviamo con Dio le situazioni. Noi vivremo bene ogni situazione. Non la subiremo, ma la vivremo da questo momento. Noi entriamo nell'offerta adesso. Ai piedi della croce offriamo la nostra vita, offriamo ogni cosa, trasformando anche la sofferenza in un pregio di vivere questa sofferenza con Dio. E subito la consolazione arriva. Sleghiamoci. Sleghiamoci dal pensiero che Dio vuole la nostra, il nostro male. Leghiamoci invece a quel Dio che ci ama, a quel Dio che cammina con noi. Siamo ai piedi della croce, ora facciamo questo canto proclamando la vittoria. Noi siamo liberi, siamo persone che vivono il pieno destino, amando. Non siamo più schiavi né delle maledizioni nostre, né degli altri, né dei ricatti. Non siamo più schiavi di questo tempo, non siamo schiavi della moda, non siamo schiavi neanche più del peccato e dei vizi. Noi siamo liberi, stiamo conoscendo la verità e la verità ci rende liberi. Siamo figli di Dio, amati, prediletti. Nulla, nulla ci potrà bloccare, nulla ci potrà fermare. Gerico sta cadendo, noi stiamo suonando le trombe, stiamo lodando Dio, stiamo benedicendo il Signore, stiamo proclamando le promesse. E per la potenza di Dio, Gerico sta cadendo. E noi stiamo conquistando, il nemico se lo sta dando a gambe in questo momento. Noi siamo dei conquistatori con Gesù. Noi riconquistiamo la libertà, riconquistiamo la dignità, riconquistiamo le benedizioni economiche, riconquistiamo quanto il nemico ci ha rubato. Riprende vita quanto è stato ucciso in noi. Stiamo ricostruendo quello che il nemico ha distrutto. Noi siamo persone libere in Cristo Gesù. Lasciamo libero Cristo Gesù in noi di operare e i miracoli aumenteranno sempre di più. A te la lode, siamo ai piedi della tua croce e viviamo con la piena dignità. Ci alziamo perché siamo qui ad adorare colui che ha pagato il vero Isacco, il vero sacrificio l'ha fatto Gesù.
perché noi potessimo essere liberi, perché potessimo alzare le nostre mani verso Dio, potessimo ricevere grazia su grazia su grazia su grazia. Ritornerà, ogni uomo lo vedrà, saremo con Lui per l'eternità. Canta, canta, canta da persona libera, alza anche le tue mani, fai un gesto di libertà, libertà, slegati, alzando le tue mani tu ti sleghi perché vai verso il cielo, quella donna fu liberata, si libera nel nome di Gesù, si libera, alza la tua testa, inizia a guardare la tua liberazione che ha un nome, Gesù. Non guardare il problema, ma guarda la soluzione, Gesù. Non guardare il male che ti hanno fatto gli altri, ma guarda il bene che ti ha fatto Gesù. Cambia il tuo sguardo, non essere più cieco, slegati e guarda Gesù. Guarda Gesù e quindi slegati, pensando che Lui ti ama, sapendo che ti condurrà, sapendo che farà giustizia. Alleluia. Entriamo nel canto dei liberati, della sposa liberata, non più vedova, non più vedova, perché il suo sposo la sposa, il suo sposo la feconda, noi siamo liberi, parte un nuovo destino da questo momento, noi saremo legati, sì, ma a Gesù Cristo siamo la sua sposa, noi ci riconsacriamo, ci mettiamo nelle sue mani, siamo legati a Lui, il nostro destino adesso è legato solo a Lui. Lode a te Signore, alleluia, lode e gloria a te Signore, alleluia, alleluia, gloria a te Signore Santo. Guarda, guarda lontano, c'è il capo espiatorio, Abramo alzò gli occhi e vide, c'è già la benedizione, adesso sei slegato, è già tutto preparato davanti a te, non guardare più, non ci sono più corde. Se ti sei slegato, alza lo sguardo, davanti a te c'è quel capo espiatorio, c'è Gesù, c'è la benedizione, basta che tu cammini in fede, basta che non ti leghi più al passato, basta che non ti leghi più agli altri, lascia libere le persone anche di sbagliare, slegati e slegale, guarda avanti, il patto dell'alleanza c'è, siamo alleati con Dio. E Dio è il Dio della vita, è il Dio della risurrezione, è il Dio della realizzazione, è il Dio della provvidenza, è il Dio della prosperità, è il Dio dell'eternità, è il Dio dell'amore, noi siamo legati lì, e solo lì, quindi siamo liberi e vivremo ogni situazione con Lui. Alleluia, alleluia, grazie Signore, benedetto, ringrazialo, benedicilo perché ti ha slegato. E continuerà a farlo questa settimana e lo farà ancora l'8 dicembre mentre consacreremo le nostre vite a Dio per mezzo di Maria, perché noi apparteniamo a Lui e se apparteniamo a Dio non possiamo più appartenere al nemico, agli altri, nessuno ci può legare, nessuno ci può più afferrare perché noi come Gesù passiamo in mezzo, nessuno ci può toccare perché apparteniamo a Dio, siamo sul palmo della sua mano, siamo gregge che Egli conduce, Lui ci difenderà dal nemico, dai lupi rapaci, dagli orsi, Lui ci difenderà se siamo legati a Lui e ci siamo slegati da tutto il resto, ed ecco che entriamo nella terra promessa, nulla manca a coloro che sono legati al Signore, che lo temono, che lo amano, non c'è più legame, ci siamo liberati anche del passato, entriamo nella giustizia di Dio che è qui e ora e che crea con noi un nuovo futuro. A te la lode, la gloria, l'onore nei secoli dei secoli. Benedetto è il Signore, degno di ogni onore, benedetto è il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il popolo liberato da gloria al suo Signore si lega a Lui. Ci sleghiamo per legarci a Dio, ma è un legame sano.
Prendete il mio giogo, appunto. Avevamo il giogo del nemico, legati al nemico. Il Signore spezza il giogo del nemico, ci slega e ci dice prendi il mio giogo, ci lega a Lui. Ma è un santo legame. È un santo legame. Con un santo e quindi può solo benedire la nostra vita. E allora accogliamo la benedizione del Signore. Fra l'altro farsi un segno di croce significa spezzare tutto il resto. Cioè significa tagliare con tutto per legarci a Lui. Quindi ringraziamo e ti benediciamo, Signore, per tutto questo. La tua benedizione scenda su di noi, visto che da sempre ci hai pensati, ci hai amati e ci hai voluti. Amen.